Plinio Prisco, dal 616 a.C. al 579 a.C., re di origine etrusca. Diventò il primo re di Roma di origine etrusca. Introdusse molte usanze etrusche, come la toga purpurea. Fece costruire la prima rete fognaria, la Cloaca Maxima, il Foro, il Circo Massimo e i templi di Giove, Giunone e Minerva. Servio Tullio, dal 578 a.C. al 535 a.C. Re di origine etrusca, era il figlio di Tarquinio Prisco. Fece edificare le mura serviane, la prima cinta di mura intorno a Roma. Divise il territorio in distretti e la popolazione in base alla ricchezza o censo, e aprì l'esercito anche ai non ricchi. Tarquinio il Superbo, dal 535 a.C. al 509 a.C., re di origine etrusca, era il figlio di Servio Tullio. L'ultimo re di Roma fu spietato e sanguinario, per questo fu detto il Superbo. Durante il suo regno annullò diverse riforme costituzionali fatte dai suoi predecessori e distrusse diversi santuari. I romani si ribellarono e venne cacciato dalla città con una rivolta. Questo episodio portò alla nascita della Repubblica Romana. Tarquinio il Superbo, che dopo la violenza esercitata da suo figlio sulla nobildonna Lucrezia, fu cacciato da Roma, determinando così l'instaurazione della Repubblica. Questo aneddoto fa riferimento a una verità storica, l'insofferenza dei patrizi nei confronti degli Etruschi, che avevano attribuito crescente importanza ai plebei, e la conseguente guerra mossa dagli Etruschi a Roma. Nel periodo monarchico, Roma è di fatto una città-stato, il cui re, designato dal predecessore e confermato dal Senato, ha potere assoluto. And that's all, folks.